Mister, a te. Sì Andrea, una bellissima partita ieri, a dispetto dello spettacolo e magari non è stato altissimo, una partita di grossi contenuti tecnici e tattici. Comincia l'Arezzo, la partita batte il centro, e le squadre con uno schieramento abbastanza speculare, un 4-4-2-3-1 o 4-4-2 come vogliamo chiamarlo, con Neglia dietro la punta centrale per la Viterbese, con Erpen dietro Moscardelli per quanto riguarda l'Arezzo. L'Arezzo abbiamo visto schierarsi col 4-4-2, la stessa cosa ha fatto apposta la Viterbese. Un po' l'abominio tattico a mio parere è vedere un giocatore come l'Aretino, perché è Aretino il piccolo Cenciarelli, giocare sull'esterno sinistro, perché è un giocatore che dà molto equilibrio anche a centrocampo. Abbiamo visto due schieramenti contrapposti, vediamo questa azione che parte da uno schema della Viterbese, dove Massimiliano Benassi ha fatto una grossa partita ieri che ha dato molta sicurezza alla squadra, ancora un'ottima presa e ancora soprattutto l'impostazione che l'ha reso tipico in questo campionato, dove pesca tranquillamente con una verticale il compagno, l'azione tipica dell'Arezzo che ha attaccato molto la linea della Viterbese, linea molto forte fisicamente, molto alta per scelta dei Pagliari, un pochino statica. Vediamo il bel pareggio Arezzo che ha cominciato la partita con un piglio veramente eccellente, un ottimo ritmo, con movimenti coordinati, vediamo che sale bene Masciangelo in questa circostanza, mette un cross col destro, neanche male per il fatto che non è al suo piede. Mi piace vedere questa azione, con lo smarcamento di Foglia da centrocampista interno, da mezzala, smarcamento basso, Masciangelo che si alza. Abbiamo visto il movimento coordinato dei due attaccanti, dell'attaccante e del trequartista, e la palla in profondità. Mi piace vedere apposta ancora come l'Arezzo si muove bene in fase di non possesso con Erpe che lavora sul centrocampista basso e cerca di ripartire, soprattutto con un tema che è stato fatto molto, la palla sopra sugli esterni, in particolare su Berzotti, e vedremo come succede molto spesso. Erpen, qui una giocata fantastica, vanno anche sottolineate, un tunnellino ci ho messa perché mi piace molto, sì. Come piace molto questa verticale e l'attacco di Moscardelli, guardate bella gamba che c'ha Moscardelli anche in questa circostanza, ha cominciato veramente molto bene la partita, peccato apposta per questa espulsione. Diciamo della ricerca degli esterni, della ricerca di questo Berzotti che è anche stato molto dinamico e molto presente in partita, vediamo come viene via benissimo qua a sinistra, mette una palla in mezzo, c'è la sfortuna del tiro contratto in mezzo da Moscardelli e la conclusione poi è uscita fuori. Ancora qui una bella azione, la ricerca dell'esterno parte opposta e in questo contesto forse poteva andare meglio questo stop e puntare poi la porta, però è chiaro che è un disegno tattico predefinito, è chiaro che sono movimenti sono stati cercati, lo vediamo ancora, qui c'è un pochino da dare, visto che era il sinistro, dare un po' una pestatina a Masciangio perché una palla poteva essere decisiva. Ancora sempre partendo da sinistra, un bel cross in mezzo di Moscardelli, un pelo non ci arriva, e vediamo questo taglio bellissimo di Berzotti con la giocata fatta molto bene ancora oltre la linea, la palla data da Foglia. Noi diciamo sempre che è bravo chi è presente perché tu mi sei sempre migliore in campo, è successo anche ieri. Comunque, tornando a questo, la Viterbese che ha fatto? Poco. Ha fatto questa buona azione con questa verticale di Neglia che è un buon giocatore, un colpo di testa che è dato fuori, e qui un piccolo errore di Milesi di valutazione, dove meno male che lui ha stoppato la palla con la mano e l'azione è stata fermata. E poi dopo c'è l'episodio dell'espulsione, abbiamo parlato abbastanza di non continuare a parlarne, l'abbiamo messa soprattutto perché dal punto di vista tattico ovviamente ha dato una piccola difficoltà all'Arezzo. Il cambio obbligato, a mio parere, la rinuncia a Erpe dal punto di vista soprattutto dinamico, l'entrata in campo di Polidori e poi dopo il grandissimo lavoro delle due linee a 4 dell'Arezzo, della difesa del centrocampo che ha lavorato veramente 4-4-1 molto bene, 4-4-1 molto stretto che non ha consentito alla Viterbese di trovare spazio sull'esterno, l'ha trovato un pochino a destra, questa è un'azione prototipica, vediamo che palleggia sì la Viterbese, però poi quando c'è a trovare uno spazio oltre la linea non lo trova perché la linea è schierata molto bene. Un pochino a sinistra abbiamo sofferto, soprattutto nel momento in cui Berzotti ha calato un pochino di ritmo, non è riuscito a dare raddoppio, ma questo era naturale e spontaneo. Però materialmente, a parte questa che è l'occasione che ha portato al colpo di testa di Cenciarelli, non c'è stato un rischio. Qui vediamo questa una azione molto elaborata, anche buona come qualità. Assolutamente sì, perché qui c'è anche uno scarico, uno stop e un cross dentro, l'inserimento da mezzala di Cenciarelli non da esterno che colpisce, bravissimo Benassi in questa situazione. Ho voluto sottolineare invece il movimento del mister che ieri ha giocato molto la partita, ora si è visto poco, un po' veloce, però aveva di fronte un avversario, un mister molto, molto forte dal punto di vista emotivo e lui ha reagito molto bene dal mio punto di vista. Qui due bei calcioni che per me ci stanno in un contesto del genere, sono ammonizioni però sicuramente ci stanno perché quando c'è da dare qualche calcio per fermare un po' l'azione a volte ci sono. E qui c'è l'azione del
del gol annullato che è assolutamente, assolutamente irregolare. E dopodiché i cambi ancora più intelligenti, io credo, perché sono messo dentro Demba per dare fisicità e corsa, e poi c'è l'utilità di Fabio Foglia che è andato sull'esterno, anzi lo vediamo qui al 70esimo che si fa anche un bellissimo scatto per andare a prendere la palla da esterno e fa una buona giocata per dare profondità alla squadra. Questa è la partita dal punto di vista tattico, che è stata molto molto interessante, forse non spettacolare, ma per un allenatore, ho visto due squadre ben messe in campo, una bella partita.